Grazie Presidente, ma avrei bisogno di chiedere un chiarimento al Governo in base sulla riformulazione, perché se non sbaglio la riformulazione prevedeva a valutare e poi inseriva nei limiti delle risorse stabilite dalla legge vigente, più o meno. Un chiarimento, quando parlate di legge vigente, esattamente a cosa fate riferimento? Perché io in quest'ordine del giorno chiedo che venga istituito un fondo nazionale destinato alla piena integrazione per quanto riguarda lo spettro per le persone affette da spettro del disturbo autistico. Quindi come legge vigente sul fondo ho un po' di difficoltà a capire a cosa fate riferimento, a quale legge fate riferimento. Giusto per capire poi sì, cosa... Il Governo mi pare che voglia intervenire. Il riferimento è nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, quindi anche quella approvata, la legislazione che regola la parte economica di tutta la partita. Questo è. Siccome lei chiede l'istituzione del fondo, noi precisiamo che deve avvenire all'interno delle risorse disponibili. Prego, collega Giordano. Quindi risorse disponibili, come ad esempio sono state inquadrate, come ad esempio nel DEF, giusto? Quindi 0 euro per l'autismo. Cioè, quindi voi mi state dicendo, io vi approvo, noi governo, vi approviamo un ordine del giorno che parla dell'istituzione di un fondo, però vi dovete basare sulle leggi vigenti che pochi mesi fa abbiamo detto che come fondo danno 0 euro. Ma vi rendete conto? Cioè, almeno siate coerenti e ditemi ve lo bocciamo e a posto così, perché questa è una presa in giro per noi, per la nostra intelligenza, ma soprattutto per tutte le persone che fino a neanche 2 settimane fa stavano anche negli spalti qui al Senato a chiedervi di approvare almeno un centesimo, almeno un qualcosa per far riprendere in considerazione, perché non ce la fanno più e voi ci prendete in giro in questo modo terribile, oltre che parlare poi in televisione di 2,5 miliardi di risparmi e non di tagli. Grazie mille, grazie Governo, grazie Presidente.